ma perché l'uomo quando viene aggredito alle spalle dalla morte, in fondo ci si prepara, no? Per motivi di cultura. E l'animale purtroppo non si trova sempre preparato. Della gente per 68 film si è accorto in uno dei suoi ultimi film, Si pare strappato, appunto di questo, e nel suo famoso libro di intervista a Truffaut dice che aveva voluto fare una scena di assassinio che fosse lenta. Sono sempre tecnici, sono sempre veloci, sono sempre funzionali, cioè c'è la lentezza della morte propria, naturale, e la velocità tecnica degli ammazzamenti. Hitchcock si è accorto di questa cosa solo per l'ultimo film che aveva fatto, dopo aver fatto morire solo nel secondo modo, ammazzati. Vogliamo parlare con me? No. Oh, uno, due. Pronto? Pronto, pronto. Una breve presentazione di della mostra di queste fotografie di Alberto Griffi. Abbiamo concordato un calendario complicato, è un omaggio al maestro, ci sono due persone che faranno anche loro una breve presentazione. In questo momento lo spazio di Neon non è ancora aperto, ma apriranno fra poco, così mi hanno garantito. Quindi il programma è articolato su diverse sedi. Qui ci sono le fotografie in vendita per, come dire, per omaggiare, diciamo così, Alberto Griffi. E passo la parola a Silvano. Silvano, qualcosa sulla cosa. Ecco, prima di tutto, sì, funziona questo? Sì. Prima di tutto la presenza di Griffi, che noi ci auguravamo ci fosse, non ci sarà, perché Alberto Griffi passa un po' per lui, non sta bene. Ci sentiremo alle 8:30 con lui e Paolo Rosa, che è via telefonica, poco prima quindi dell'inizio delle proiezioni, che partirà alle 9, nella struttura nera in plastica. Io sento giovani del pubblico, giovani filmmaker, videomaker, così hanno detto Griffi chi? Perché non c'è una memoria così solida, salvo una presenza al Fonchetta, mi pare sette mesi fa, che ha fatto rivedere dei lavori di Griffi, ha riproposto l'attualità del lavoro di Alberto Griffi,
il suo nome è ormai catalogato nelle storie del cinema italiano, lo uccido, ma la conoscenza delle sue opere è quanto mai limitata, sono quelle favole per cui si dice ma forse è esistito in un momento, in qualche momento nella storia del cinema italiano Alberto Grifo. Uno quindi, un'operazione informativa e di conoscenza di un autore che non è secondario nella storia del cinema, magari non appartiene al cinema industriale, quello che va per la maggiore, ma un film come Anna entra per forza in una storia del cinema degli ultimi 30 anni. Poi, ma anche di più probabilmente, poi l'altro motivo è molto più terra terra, pratico e concreto. Voi avete visto che sono esposte molte fotografie di Alberto Grifi firmate. Nel comunicato avrete visto che in poche righe, senza spero troppo pianistero, si descrivono le condizioni in cui vive, in cui versa Alberto Grifi, che è colpito da una grave malattia, ha bisogno di molte cure, è una situazione economica molto precaria. Vorremmo sperare che ci sia qualcuno che acquisti queste fotografie, che dia un contributo minimo, che comunque è benvenuto, oltre a quello che è stato raccolto a Roma e a Bologna, che verrà raccolto anche in altre sedi, potrà essere un aiuto a una vita venduta, come l'ha chiamata lui, una vita comunque difficile, in preda a grandi difficoltà economiche e anche di sempre. Da quei centri di decisione che decidono come si organizzano i finanziamenti che devono essere destinati al cinema. Ecco, sul rapporto per esempio con le nuove tecnologie, in modo particolare allora con il video, videotape, era proprio un tentativo per avere la maggior libertà possibile rispetto a quello che si girava, nel rapporto che un filmmaker doveva avere con la realtà, con i personaggi che gli interessavano, eccetera, eccetera, e dall'altro era la volontà di poter realizzare film compiuti non dovendo chiedere finanziamenti, grossi finanziamenti, laddove era difficile ottenerli. Ecco, da questo punto di vista mi sembra una lezione molto attuale, nel senso che a tutt'oggi questo problema sussiste, e a tutt'oggi c'è il tentativo di fronteggiare la difficoltà di trovare attenzione per dei progetti che siano un pochettino al di fuori dagli orientamenti che ha il grande cinema di sala, anche italiano, con delle modalità produttive originali. Quindi i problemi non sono cambiati, anzi forse da certi punti di vista sono anche più seri e più gravi ancora di quanto non lo fossero allora. Metto però l'accento anche evidentemente su questo secondo aspetto, che da un certo punto di vista è anche prioritario, che queste manifestazioni hanno, che è quello di fare attraverso questa operazione di riconoscimento del suo lavoro anche un'operazione di sostegno e di solidarietà nei confronti di un uomo che è obiettivamente in difficoltà. Grazie.